Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi, settimo giorno di ferie per me, quindi settimo video per voi ragazzi dedicato ai deck da usare insieme al Log Rider, ragazzi, al nostro domatore di suini. Mentre io sono qua in spiaggia che gioco a bocce e sorseggio cocktail alla frutta, voglio farvi vedere il deck di cui vi ho parlato poco fa, ragazzi. Eccolo qua, lo state vedendo in questo momento: Og Rider, Zap, Moschettiere, Spirito del Ghiaccio, Strega Notturna, Mini Pecca, Cavaliere e Fireball. Le 8 carte che vanno a comporre il nostro deck di oggi, ragazzi. Molto semplicemente, Log Rider va giocato sempre davanti oramai, no problem. Og Rider che va a spingere come un suino verso la torre, può essere usato in combinazione con lo Spirito del Ghiaccio, perché no? Oppure con il Cavaliere e lo Spirito del Ghiaccio, se vogliamo creare un po' di casino nella sua area di gioco. Altrimenti abbiamo i due incantesimi che lo possono proteggere, la Zap e la Palla di Fuoco, ragazzi. Entrambi possiamo usarli sia in attacco che in difesa, lo sapete, il danno è sempre assicurato. Cavaliere che va ad essere giocato centrale, che va a fare il mini push, ve l'ho detto poco fa, che va insieme al mini pecca a distrarre o a difendere i suoi attacchi. Moschettiere e Strega Notturna invece, le carte che fanno danno anche ad area e che vanno giocate con molta intelligenza, soprattutto la strega, per darle la possibilità di spawnare i pipistrelli. Andiamo dentro così, ragazzi, nell'arena, vediamo se riusciamo a portarci a casa il risultato. Siamo contro Low dei CG Azudar. Ciao. Ho già delle carte molto interessanti, ma senza esagerare mettiamo un bel moschettiere che apre sulla destra. Lui ovviamente gioca sulla sinistra un tris di spiriti del fuoco a livello 12. Caspita, c'ha la fireball a livello 10, ragazzi, c'ha la fireball a livello 10. Va bene, 2338 mi ha già fatto parecchio male, ma io posso giocare la strega notturna e lo grider. Vediamo se riusciamo a spingere, vediamo se riusciamo a spingere bene la zap, vediamo se i pipistrelli tolgono gli sgherri. 2200. Bene, va bene, spawnami altri pipistrelli, spawnamene altri due. Bene, va bene, spawna 4 perché è andata giù la strega, ragazzi. 2002, 2003, siamo leggermente tornati in vantaggio con questo attacco, anche se la nostra torre di là è leggermente colpita, non ricordo neanche bene da che cosa. Andiamo con un moschettiere sulla sinistra come nuova apertura, eravamo già pieni di mana, quindi direi che non potevamo aspettare che lui ne caricasse altro. Va bene, va bene, il gigante royal, gli mettiamo sopra il mini pecca, molto utile sul gigante royal, ragazzi, lo può tirare giù in pochi colpi e lui tira una fireball, quindi io posso entrare e andare a zappare. Bene il mini che ne tira uno, ha quasi rischiato di tirarne due. 1427, siamo sempre lì, ragazzi, siamo sempre lì, aspettiamo di vedere cosa ha intenzione di fare lui. Gioca il barile, ragazzi, moschettiere assolutamente da giocare molto veloce sul barile. 1153, qua vado a spingere con lo grider e lo spirito del ghiaccio, vediamo cosa succede, vediamo cosa succede. Lui gioca lo come si chiama, il quartetto di barbari. 659, c'ha il barile, c'ha il barile, e facciamo strega notturna, vediamo se spona già i primi pipistrelli per il barile. Non lo tira, ragazzi, gioca al royal, gioca al royal. Io ho il mini pecca, gioca la fireball, vado a zappare io allora i suoi cosi, voglio salvare almeno un po' di più. Peccato, no, facciamo la spinta con il cavaliere e con lo grider di nuovo come prima e con lo spirito del ghiaccio. Va bene, ah, ci aveva nascosta la torre inferno, ci aveva nascosta, però noi tiriamo giù tutto con la fireball, andiamo con il mini pecca sopra al suo royale, anche con il cavaliere. 8.50, andiamo a zappare. Ah, mi tira giù la torre, peccato, velocissimo lui in questo frangente sotto col quartetto di barbari, e lui mi gioca gli spiritini, io gioco invece Og Rider e spirito del ghiaccio. Posso portare la sua torre a 2169, ragazzi, tris di sgherri, dovrebbe giocare centrale il royal, esatto, quindi mini pecca ovviamente deve andare lì, cavaliere deve andare dietro, ragazzi, per poter prendere i colpi dei barbari. Bene che abbiamo tirato già giù, ragazzi, la strega dietro dietro dietro, e poi lo grider glielo giocherò centrale, ragazzi.
Andiamo con la Fireball, andiamo. Cazzolino, ho sbagliato a giocare la Fireball, ragazzi. Ho sbagliato a giocarla, però mi si libera e posso partire con lo Grider. Vai, Suino, vai, Suino. Bene la Zap, bene la Zap. 1700, lui gioca di nuovo il barile, ma io ho due torri che possono danneggiarlo. Pronto il mini Pekka sul suo Royale insieme al Cavaliere, ragazzi. Fanno veramente, veramente la differenza. La palla di fuoco giocata un po' in obliquo, così possiamo evitare che i suoi barbari possano entrare. Andiamo a scaricare di nuovo il suo barile. 1377, 1237, tento di nuovo la spinta. Cavaliere, lo gioco centrale per la torre che locca il Cavaliere. Bene così, bene così, doveva loccare il Cavaliere. E la sfera di fuoco giocata ancora malissimo, ancora malissimo. Un millimetro più indietro, ragazzi, un millimetro più indietro. Come vedete, ragazzi, il deck tiene, ci sta un pareggio. Lui ha comunque il Royale e i barbari, ragazzi, il pareggio ci sta. È stato veramente molto molto difficile riuscire a tenere solida, ma eravamo lì. È 8,97. Il prossimo giro d'attacco avrebbe deciso tutte le sorti della partita. Beh, ragazzi, io spero che questo deck che vi sto facendo vedere per l'ultima volta vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i video che stanno andando su in questi giorni. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale YouTube, perché tra qualche giorno tornerò dalle vacanze e ricominceremo a fare le live assieme, che ci fanno pisados dalle risate. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo domani. Ciao!